Buongiorno ragazzi e buongiorno ragazze. Stamattina da Milano mi è arrivata una foto bellissima. Sono gli ultimi 20 anni della nostra gloriosa, beneamata squadra. Una foto dei migliori, secondo chi me l'ha mandata. Sono pienamente d'accordo con la foto, manca piccole differenze. E gli ultimi 20 anni, ragazzi, veramente c'è da domandarsi gli ultimi. L'indonesiano lo lascio stare perché ci ha preso, ci ha fatto, ha messo a posto un po' le cose, tutti gli errori della famiglia Moratti alla fine, ma parlo solamente degli ultimi 4 anni e devo dire che non. È uno sfogo il mio, non ci sono grandi giocatori che puoi dire li mettiamo in questa squadra negli ultimi 20 anni. Non c'è spazio per nessuno e quindi è veramente complicato, difficile pensare di andare a vincere qualche cosa, ragazzi. Qui siamo pieni di stipendi per il signor Ausilio, il signor Marotta, il signor Antonello, anche lo stesso Conte prendono dei grandi stipendi, ma i grandi giocatori, ragazzi, qua non se ne vedono più da anni e anni e anni. L'ultimo forse è Handanovic, che si può dire che è un top player. Beh, io sono molto preoccupato. Questa foto mi ha messo addosso una pressione, tristezza, tante cose e tanti ricordi belli e quindi guardate solo la foto, i tre davanti, no? È difficile vincere Coppe dei Campioni e Scudetti, ragazzi. Ronaldo ha vinto solamente una Coppa UEFA. Ibrahimovic ha vinto solamente 3 scudetti. Eto'o ha vinto uno scudetto e una Coppa dei Campioni. Quindi, come cazzo facciamo con i tre che ci abbiamo quest'anno andare a fare qualcosa di importante, ragazzi? Non parlatemi di Coppa Italia, per favore. Non venitemi qua a dire che siete contenti se vinciamo la Coppa Italia. La Coppa Italia è abbastanza tare, che prende 500.000 euro all'anno, non è un super stipendio. Ragazzi, tare della Lazio vince la Coppa Italia, su, fatti i bravi. Mancini ne ha vinti 25 di Coppa Italia, ma Coppe dei Campioni non l'ha mai vinte, ok? Avendo allenato anche l'Inter e la squadra di Manchester City ha allenato di grandi squadre, che aveva dei grandi presidenti, perché alla fine è sempre lì che lì anche a Mancini gli ha comprato quello che voleva, non solo a Guardiola o non solo Moratti, anche gli arabi che sono là a Manchester li hanno fatti contenti gli allenatori negli ultimi anni. Quindi non mi contate le Coppe Italia come grandi vittorie, perché la Coppa Italia, un altro po', 2 anni fa si usciva con una squadra di Serie C. E non è solo in Italia che passano dei turni le squadre di Serie C, quindi vuol dire che non c'è questa grande importanza che si vuol far passare per chi la vince. Per favore, ripeto, io non so, con i tre che ci sono nella foto e penso ai tre che abbiamo adesso in rosa, ragazzi, c'è da veramente ho paura di mettermi le mani sui capelli, eh. Ho veramente paura perché qui non si può andare avanti così, cioè se non se la sentono di andare a comprare dei top, ragazzi, vendete a qualcuno, cioè ci sono altre cordate secondo me pronte ad acquistare l'Inter e a investire sull'Inter, perché ripeto, con un pubblico che il pubblico che ha l'Inter non ce l'ha quasi nessuno in Europa, è il più bello di tutte, su quello non ho nessun dubbio, no? Che è il pubblico più bello, ma tra l'altro è anche molto numeroso, quindi ragazzi,
qualcuno che investe in giro per il mondo c'è, non c'è solo la famiglia Sunning, perché se la famiglia Sunning è 3 o 4 anni che ci propina dei nomi e poi acquista altri nomi che si sono alla fine dei risultati, non sono stati dei grandi giocatori, perché basta vedere dove quelli che hanno preso i cinesi, anche quelli che sono andati via dall'Inter, non stanno facendo la storia di questo sport. Quindi vuol dire che non sono dei grandi giocatori di qualità. Io mi comincio anche a farmi qualche domanda, nel senso, se non ve la sentite, vendete, no? Vendete a una cordata araba. Mica, se ci prende qualche petrodollaro, va bene lo stesso, no? Poi c'è, no, niente, mi fermo qui perché veramente sono abbastanza deluso. Cioè, alla fine cosa può fare il povero Conte con questa rosa? Cosa può fare? Ripeto, lo scudetto è quasi impossibile. Quelli là lo giocano con una gamba sola, ragazzi. Dai, fate i bravi. Io mi aspettavo molto di più quest'anno. Pensavo che lo stipendio di Conte sarebbe stato da stimolo per la società e anche per il signor Marotta, non lo so, non so, sono veramente dubbioso, un po' incazzato anche, e non venite qua a dirmi se critichi, fa piangi, piangi, no, 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 questo è realismo, il vostro non vedere certe cose è essere incompetenti di calcio, no, perché figa, è un anno Modric. È un altro anno Rakitic, è un altro anno Vidal. Ragazzi, non è arrivato nessuno di questi nomi che si sentono. Quest'anno sembrava il centravanti del Manchester United, che non è un fenomeno, ma è molto buono. Quello che fa 25-30 gol è fuori rosa, giustamente, e ancora adesso però non sappiamo i veri motivi. Cioè, qui manca 25 giorni all'inizio del campionato, siamo ancora a 35-40 punti, ragazzi. Non venite qua a dirmi puttanate. Io ogni tanto devo fare un video così perché non so, sono qua dall'altra parte del mondo, mi arrivano delle foto, sempre foto bellissime, mi arrivano foto di Coppe dei Campioni, di gente che non so decidere chi mettere a centrocampo di questa foto, perché ne avrei altri due o tre da inserire e levare. Avrei anche un terzino sinistro che secondo me è stato uno dei migliori degli ultimi 30 anni della storia dell'Inter. Dopo Facchetti, io penso che il miglior terzino sinistro sia stato il campione del mondo della Germania, Andreas Brehme. Metterei Matheus, perché se metti Ronaldo, però no, lui 20 anni e forse no, si va troppo indietro. Comunque, ragazzi, teniamo gli occhi aperti e sempre forza Inter, ma non lo so. Non lo so perché questi in 4 anni non hanno ancora, ok, hanno messo a posto su. Adesso si parla tanto di fair play, ma non lo so. Non lo so se sono davvero pronti una società, una grande gruppo industriale cinese sia all'altezza di essere al comando di una delle più grandi squadre in Europa e nel mondo. Questa è una domanda che mi pongo ogni tanto. Uno dei gruppi più ricchi della Cina, una delle famiglie più ricche, chiamatelo come volete, può essere all'altezza di comandare, di finanziare una delle squadre più forti, più pulite, più belle del mondo a livello calcistico? Con uno dei pubblici più importanti e più numerosi del mondo? Questa è la domanda che adesso comincio a farmi tutti i giorni perché. Se sento sempre delle balle, i giornalisti, ragazzi, i giornalisti l'estate devono fare qualcosa. Mi sembra di essere ripetitivo, no? Ma le cose vere d'estate devono fare i direttori sportivi, i dirigenti, i
i presidenti, ragazzi. Le cose vere vanno fatte d'estate. Anzi, se sei un grande, dovresti iniziare a febbraio o marzo a fare le cose fatte bene. Ma comincio ad avere anche dei dubbi su queste grandi professionalità che si dicono. Dopo, il tempo mi darà torto o ragione, io non sono contento. Ciao ragazzi!